Sapete cosa stabilisce l'accordo di Parigi? Quasi nessuno lo conosce, eppure insieme al disarmo nucleare si occupa della più importante sfida per la sopravvivenza dell'umanità, la lotta ai cambiamenti climatici. Approvato a Parigi nel dicembre 2015, prevede che tutti i paesi del mondo riducano le emissioni di gas a effetto serra per contenere l'aumento della temperatura globale entro 2 gradi al 2100. Se non lo facessimo, rischiamo un aumento catastrofico di 5 gradi. Può sembrare poco, ma sull'intero pianeta è un'enormità, come aumentare da 37 a 42 gradi la nostra temperatura corporea. È un accordo fragile e forse troppo lento, ma è il massimo che la diplomazia internazionale ha saputo ottenere in 30 anni di studi e di negoziati. È infatti nel 1988 che le Nazioni Unite fondano a Ginevra l'IPCC, il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, incaricato di compilare i rapporti scientifici sul clima globale. Seguirà nel 1992 a Rio il Summit della Terra, che porterà alla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, e poi al Protocollo di Kyoto del 1997, ma approvato solo nel 2005. Un primo timido esperimento per diminuire le emissioni solo nei paesi industrializzati. Ora, l'accordo di Parigi riguarda tutti i cittadini del mondo, ma solo gli Stati Uniti di Trump se ne vogliono tirar fuori, mentre la CO2 in atmosfera purtroppo continua ad aumentare.